Salve a tutti! Stiamo per vedere un video commento di una partita di genere un po' diverso dal solito. Non stiamo parlando di una partita cosiddetta on the board, cioè sulla scacchiera, ma una partita giocata per corrispondenza. Era un'usanza eh, spesso comune ai vecchi tempi di poter giocare partite addirittura via lettere o telegrammi. In pratica, un giocatore faceva la propria mossa, mandava un telegramma all'avversario, questo aveva tempo di pensare, mettiamo anche una settimana, dopodiché rinviava la mossa al proprio avversario e così via, finché la partita non era completa. Ebbene, c'è tutto un filone parallelo agli scacchi normali, questi scacchi per corrispondenza, addirittura campioni del mondo di tale disciplina. E i giocatori in questione, oltre a giocare una partita di questo tipo, erano stati... Nella loro carriera anche campioni del mondo di questa disciplina, quindi stiamo probabilmente per vedere la partita non plus ultra degli scacchi per corrispondenza, la partita più bella mai giocata per corrispondenza, e l'epoca è 1965. I protagonisti, eh, uno dei due, sicuramente non ha bisogno di presentazione. Berliner, famoso anche per il suo sistema, un pochino Diciamo copiando l'idea di Nimzovic, anche lui si è inventato un sistema per vincere a scacchi. Un sistema che diciamo, si basa sull'analisi scientifica della posizione. È stato famoso anche come programmatore di diversi computer di scacchi. Mentre Astrin eh, non ha avuto questo successo in altri ambiti, ma è comunque stato campione del mondo, sempre di questa specialità di scacchi per corrispondenza. Ok, quindi diamo un po' un'occhiata a cosa hanno combinato per lettera questi due grandi campioni questa partita estera in gioco con il bianco e Berliner con il nero si inizia con E4, E5, F3, F3, C6, F3, C4 quindi partita italiana una variante che non è proprio comunissima al giorno d'oggi perché è molto studiata diciamo il bianco non ha tutte le aspettative di creare problemi al nero come in altre varianti comunque sicuramente una partita giocabile eh, cavallo F6 che va ad attaccare questo pedone qua si invoglia in qualche modo il bianco a provare diciamo le cosiddette varianti del fegatello che vedono qua a giocare cavallo G5 Estin gioca proprio a queste varianti ora non è particolarmente tra tutte le varianti possibili che ha il bianco in questa apertura attualmente questa non è tra le più rinomate perché il nero, comunque, sapendo bene la teoria di questa apertura, riesce a difendersi piuttosto bene. Ora, qui tipicamente è chiaro che l'attacco è su F7, però c'è un modo molto chiaro di difenderlo con la spinta di 5, che interrompe la linea dell'attacco dell'alfiere. Nessun problema. E per D, chiaramente questo pedone va preso, con attacco sul cavallo. Ora, qui ci sono varie opzioni di cui. Quella che sicuramente non è consigliata al nero è questa cavallo per D5 perché entra proprio nel fegatello. Il fatto è che qui il bianco può sacrificare il cavallo in F7 per attirare via il re. Dopodiché donna F3, il bianco minaccia di recuperare il pezzo con l'attacco. Quindi il re è costretto a delle manovre che di certo non sono consegnate dal medico, cioè piazzarsi tipo in E6. Dopodiché cavallo C3, comunque il bianco continua ad attaccare questo cavallo e il nero ha veramente insomma mh, da sudare per riuscire a difendersi diversamente la variante principale qui prevede cavallo cavalla 5 quindi si allontana il cavallo minacciato contrattaccando l'alfiere quindi non lasciando grosso tempo al bianco di avere contro giochi ora qui solito si va alfiere b5 c6 di per c b per c e poi l'alfiere tipicamente può rientrare da qualche parte ehm, Comunque, in questa posizione il nero riesce a bloccare l'attacco del bianco e poi avrà anche un certo vantaggio nello sviluppo. Ovviamente, tutto questo al momento al costo di un pedone che però può essere compensato eh, effettivamente dallo sviluppo che potrà facilmente avere. Ad ogni modo, Berliner va su una variante un pochino strana, gioca B5, quindi sacrifica in questo modo il pedone b giusto per togliere di mezzo questa alfiere e lasciare sprotetto completamente eh, il pedone d 5, quindi evitare qualsiasi di Difatti, qui l'opzione B per B5 non è sicuramente giocabile dopo donna per D5. Qua il bianco è costretto a ritirarsi per difendere sia l'alfiere che il pedone G2, dopodiché il nero ha un netto eh, vantaggio dal punto di vista dello sviluppo, potrà, ad esempio, già montare il quarto pezzo sviluppato contro il singolo. Del bianco, e quindi chiaramente qui <coughs> il pedone sceduto ha fruttato notevoli compensi per il nero. Eh, quindi questo pedone non viene preso, viceversa, viene giocato al Fere F1 proprio con l'idea di anticipare un eventuale ingresso di donna che non potrà attaccare subito G2. Quindi questo è un tempo che sembra si sì perso dall'alfiere, però in realtà impedisce il maggior controgioco che ha il nero. Si prosegue con. Cavallo D4, quindi questo cavallo è attaccato, venne portato in D4. Ora, qui, effettivamente, uno poteva dire perché il nero non ha ripreso questo pedone. Perché il bianco, a questo punto, non avendo più la donna in D5, non ha più da preoccuparsi di G2, quindi può questa volta prendere sì, il pedone. e Inchiodare il cavallo sul re. Questo crea effettivamente qualche preoccupazione. Si può difendere il cavallo, perché D4. Il bianco può cercare di aprire il centro, sfruttare eventualmente. Fatto, vabbè, questo cavallo è inchiodato quindi in questo modo si difende soprattutto il cavallo che ora era in presa e per D è a rocco dopodiché ora il bianco può tranquillamente svilupparsi e ne avrà forse qualche problema di troppo a mettere il re al sicuro. Ad ogni modo la mossa giocata come detto è cavallo D4 quindi si toglie il cavallo si porta in attacco va a difendere questo pedone quindi mossa anche questa abbastanza sensata. A differenza, viceversa, aver catturato questo pedone di donna avrebbe comportato che cavallo C3 del bianco sarebbe arrivato con guadagno di tempo, attacco su sua maestà. Ok, eh, a questo punto però il problema magari di questo cavallo, in D4, è che apparentemente sembra un po' esposto, l'unico difensore di questo pedone, qui quest'alfiere non vede l'ora di papparsi questo pedone, eventualmente anche chiudendo il cavallo. Per cui il bianco cosa prova a fare? Gioca C3. Cerca di tirar via questo cavallo di mezzo. Sembra buona l'idea, perché questo pedone probabilmente potrà cadere in qualche modo. Inoltre, si apre pure questa diagonale per eventualmente rinforzare in fretta una possibile inchiodatura sul re avversario. Quindi, qui effettivamente la situazione non è delle più rose. Cosa però ha giocato qua Berne? Si comincia ad andare nel complicato perché chiaramente ritirare il cavallo o qualcosa del genere porterebbe solo vantaggi per il bianco. Qua viene scelta l'idea di sacrificarlo. Ora, immediatamente non è un sacrificio perché il nero rimane con l'attacco sul cavallo, quindi, in caso di C per D, seguirebbe donna per G5. Quindi, che fare? Si gioca cavallo E4 qui, toglie il cavallo di mezzo, ora effettivamente questa, questo cavallo risulta essere in presa, però ancora non viene messo al sicuro. Si gioca donna H4, ancora non può essere preso questo cavallo perché è attaccato il cavallo in E4, nel mentre che il bianco si destreggia, il nero intanto comincia a portare i pezzi in attacco, ora viene giocato cavallo G3. Però a questo punto si arriva alla resa dei conti. Perché il nero non ha più a disposizione teoricamente, mosse che permettano di lasciare questo cavallo effettivamente in presa senza perdere pezzi. Berliner però deve aver studiato bene la cosa. E insomma, con tutto il tempo che hanno a disposizione, lo deve aver fatto con una certa oculatezza. Perché qua ha giocato al F4. Ok, ancora una volta trova il modo di ritardare di uno step, la cattura del cavallo perché c'è l'alfiere che attacca la donna, però qui facilmente con la spinta f3 ora pezzi attaccati sono due, quindi anche se il nero volesse togliere il cavallo di mezzo ristirebbe con l'alfiere offeso. Ora tutto sta a capire perché qui probabilmente il nero perde un pezzo se i compensi che ha siano sufficienti. Difatti, intanto si è creato un po' di debolezza al bianco aprendosi questa diagonale su un possibile arrocco corto. Dopodiché, il nero ha comunque quattro pezzi ben sviluppati, e pronti ad attaccare. Quindi, eventualmente Berlin deve aver valutato bene quello che stava facendo, perché qui non scanza nessuno dei due pezzi. Tanto quell'altro poi verrebbe preso. Ma continua ad attaccare. Sfruttando il vecchio principio del tanto più di un pezzo per volta non me lo puoi prendere. E Di fatti, qui ora comincia già a essere un problema di scelta. Perché il bianco deve capire se prendere il cavallo l'alfiere o che altro fare. Ora, per esempio. Uh, prendere l'alfiere, cosa non giocata in partita, sarebbe immediatamente un errore perché uh, il re ora chiaramente è molto scoperto. Questo cavallo è inchiodato, si può tutto giocare sul, sull'azione coordinata di alfiere e donna su g3. Tra l'altro, questo pedone è pure inchiodato. Quindi, una cattura d'alfiere lascerebbe il re sotto scacco e non potrebbe neanche essere ripreso tanto facilmente, lo vedremo anche perché. Comunque, se qui il bianco prova a fare il ghiotto con c per d4, c'è alfere per g3, dopodiché se si sceglie h per g3, semplicemente donna per g3 scacco, e unica re 2 e cavallo f4 matto, Quindi sicuramente questa non va bene, l'altra opzione è quella di scansare il re, però può essere addirittura peggiore perché c'è donna per g4 matto subito. Quindi questa variante non è proprio adeguata a gestire la situazione ecco perché Estrin sceglie di catturare viceversa il cavallo allora questo ok guadagna un pezzo però crea un'altra debolezza questi due pedoni ora sono isolati e doppiati eh, però se non altro rimane ancora con eh, l'attacco sull'alfiere vediamo cosa decide di fare Berlin esporterà probabilmente l'alfiere no niente di tutto ciò gioca comunque la solita mossa alfiere di 6 Sempre con l'idea di entrare a gamba tesa sul cavallo g3 e vedere che succede. Ora, al solito se f per g4, c'è cioè alfere per g3 e si rientra nei soliti esatti problemi di prima. Per cui, per ora, ancora questa alfera è intoccabile. Cosa ha giocato? Ha giocato alfere per b5. Buona idea perché guadagna un tempo, intanto dando scacco al re. Questo probabilmente forzerà il re anche a mettersi in una posizione non proprio adeguata, anche perché questa spinta semplicemente la prenderebbe il pedone, gli darebbe scacco, quindi tutto ciò. Il re viene spostato in D8 e il bianco allo stesso tempo ha ottenuto la possibilità di arroccare. Questo così a prima vista risolverebbe anche il problema del cavallo, che tra l'altro non sarebbe più inchiodato questo pedone, tante belle cose, insomma. Il bianco potrebbe minacciare di catturare questa alfere, di fatti qua il bianco proprio rocca. I guai però per il re bianco non sono del tutto finiti, perché qui il gioca e per f3, si appresta a portare morte e distruzione, ad esempio con questa spinta a scacco E scoperta sulla donna, quindi il bianco deve reagire in qualche modo. Se questo pedone viene preso di pedone, segue alfere per g3, con minaccia di matto, quindi qui che fare, non è che si può prendere, semplicemente, tra l'altro, perché dopo donna per G3, scacco, Re H1, cavallo F4, tu non continuare a minacciare matto, tra l'altro difficile, molto difficile da parare, ci sono varie possibilità se la torre entra su G1, quindi qui probabilmente l'unica è cercare di sacrificare la donna per ritardare al massimo, ma vabbè. Dopo che ne lo prende, cioè, il matto, se non, anche se non ne avviene subito, avverrà nel giro di qualche mossa. Per cui eh, bisogna cominciare a difendere il matto subito con donna E2, però segue lo stesso cavallo F4, ora chiaramente la donna non si può togliere di mezzo perché altrimenti è matto, c'è da giocare H per G, quindi cercare di contrattaccare la donna, il problema è che dopo la donna si salva con scacco. E questa donna non può neanche interporsi perché comunque è matto. Quindi l'unica è spostare il re. Cavallo per anche qui matto a seguire in breve. Quindi il bianco è costretto per evitare il peggio a giocare. torre per f3. L'idea può essere anche abbastanza buona: sacrificare una qualità indietro, soprattutto nell'idea che in caso di alfere per f3 c'è cioè donna per f3. Il bianco improvvisamente respira perché può giocare su questa inchiodatura. Può giocare sull'attacco su F7, vero che il nero può difendere con donna per D4 però è pure scacco dopo Re H1 ora il bianco ha un'autostrada a disposizione per i propri cavalli per potersi sviluppare in qualche modo. Tra l'altro il nero non può arroccare quindi la situazione non è proprio tutta rose e fiori per il nero, può seguire ad esempio Alfere per G3 per cercare di semplificare, donna per G3 ma comunque insomma l'attacco del bianco rimane. Anche forse un leggero vantaggio materiale Ecco perché dopo torre per F3 Per prima cosa Viene giocata torre B8 Sembra una mossa che non c'entra nulla con la posizione Ma in realtà Si va ad attaccare questa alfiere E quindi raggi XB2 E soprattutto si toglie la torre Da questa diagonale Dove abbiamo visto la donna Poteva dettare legge dopo aver ricatturato La torre, tanto questa torre bianca Non va da nessuna parte perché è inchiodata sulla donna Quindi Insomma, mossa direi più che sensata. Ok, ora il bianco ha da difendere questo alfiere che viene riportato in E2, mossa logica, schioda la torre e si prepara eventualmente a contrattaccare sull'alfiere. Tant'è che se anche l'alfiere prende, poi magari è l'alfiere a andare in F3 e a dettar legge su questo diagonale. Il fatto però è che questo in pratica ha una situazione del genere in cui il bianco ha necessità molto elevata di poter attaccare. Lasciare solo l'alfiere in attacco in realtà è uno svantaggio, anche perché il nero comunque con la donna in F3, la donna bianca in F3 non avrebbe potuto fare grandi contro giochi e quindi forse poteva essere leggermente più consigliato giocare alfiere G1, F1 che mette l'alfiere in una posizione più difensiva ma lascia l'opportunità alla donna di andare in F3 e di arrecare i soliti problemi. Probabilmente è necessario alfere F6, cavallo C3, comunque il bianco si sviluppa. Ad ogni modo, alfere 2 non è poi così male. Segue quindi alfere per F3, stavolta invogliata dal fatto che questo alfere fortunatamente per il nero non attacca con una donna. È attaccato solo questo cavallo, quindi ne può rispondere con donna per D4, scacco, re H1. Quindi difende allo stesso tempo il cavallo, e ora può andare a crearsi un'altra modalità di attacco. Gioca al fiere per G3. Il bianco ha ancora un pezzo di vantaggio. Se lo vuole mantenere, deve riprendere l'Alfiere. Non può fare altre mosse che gli permettano di guadagnare dal punto di vista strategico nella posizione. Quindi, qui è fondamentalmente forzata la ricattura. E ora si capisce con la prossima mossa di Berlin qual è l'idea alfiere eh, torre b6 con possibile attacco e matto a seguire quindi c'è un, una pressante richiesta da parte del bianco di trovare soluzioni veloci a questa opzione quindi prima cosa abbiamo giocato di 3 che comunque favorisce lo sviluppo di questo pezzo l'alfiere che blocca h6 però il nero ha ancora una carta da giocare gioca cavallo e 3 porta il cavallo in attacco attacca la donna Blocca questa diagonale, quindi a seguire la torre può entrare da quelli che sono sfascelli. Per cui, qui fondamentalmente forzato il cambio, cosa che lascia immutate le possibilità strategiche del bianco, visto che fa fuori l'unico pezzo che si era appena riuscito a sviluppare. Donna per E3, nuovamente c'è questo problema, si può ancora risolvere. E la scelta effettuata è quella di giocare al fine C4 per potersi frapporre alla torre. Ok, ora torre H6 sembra possibile, però dopo alfiere H3 in realtà per poter portare l'attacco ora il nero può pensare di spingere questo pedone, la cosa non è così semplice anche perché la donna sta difendendo il pedone. Eh, quello che può fare il nero è cercare di giocare prima donna per G3 e può magari infiltrarsi con la torre in prima traversa, però è una manovra piuttosto lenta, cavallo C3, si può provare a giocare G5 cercando di spingere tanto l'alfiere inchiodato, però è comunque lenta. Anche su torre 8 c'è cioè comunque la frapposizione di cavallo che viene giocata lo stesso anche in questa variante. Possibile la donna deve spostarsi. Donna G1 con l'idea non tanto di difendere questa spinta, quanto di contrattaccare su D4. Se il nero spinge, che okay, è arrivata a dama, ma il bianco a dama doppia perché ora entra in attacco e sono dolori. Scoperta in arrivo con le mosse di cavallo e qui addirittura da, può dare matto in questa variante. Ok, quindi Berlin deve scegliere una strada un po' più veloce d'attacco e si inventa questa spinta H5. Ora è abbastanza chiaro che questo forza l'alfiere a riportarsi indietro, perché altre opzioni, tipo catturare questo pedone, sono altamente sconsigliate, perché a luce di questo poi il bianco deve perdere la donna e quindi è costretto a giocare all'alfere h3 La speranza poi di poter cominciare a sviluppare questi poveri pezzi sulla di donna però il nero incalza ancora g5 con possibilità di imprigionare l'alfere con la spinta g4 qua magari si poteva pensare forse di spingere in g4 però dopo h per g se comunque il bianco prende di donna lascia la prima traversa completamente libera ad esempio donna eh, e1 re h2 e poi tipo torre per h3 con l'idea che veramente se eh, tipo, vabbè, si prende di donna per esempio c'è donna e5 a seguire donna per b2 con la torre che viene immancabilmente persa ok quindi anche questa è da tenere degnamente sotto occhio come variante però il bianco qui potrebbe provare alternativamente a cambiare le donne il fatto però che dopo donna c1 scacco re h2 torre 8 con minaccia di matto un po' anche se il bianco prova a difendersi con qualche scacco il problema principale è che alla fine della fiera una volta che il re si è posto in f8 poi di nuovo c'è queste minacce di matto a disposizione si può provare a difendere di donna lasciare qualche spiraglio, ma dopodiché poi il Re ma prende matto lo stesso. Alternativamente si poteva pensare se no di cercare di spostare l'Alfere dalla morsa, ad esempio Fer F5 che difende anche questo pedone, il problema è che qua c'è la spinta H4, si minaccia di aprire la colonna cosa che non può essere permessa dal bianco non che ci siano tanti altri modi a parte giocare G4 però in questo caso, H3 nuovamente il problema di spinta. Ora, se provi nuovamente a spingere G3 per tenere la colonna chiusa, c'è per B2 e il nero domina la seconda traversa con tutte le conseguenze del caso. Ecco perché dopo la spinta G5, qua il bianco è costituito a trovare un salvataggio in extremis con cavallo di 2. Questa riporta leggermente il cavallo in difesa, ma soprattutto prepara la prossima mossa e di fatti dopo che Bernie gioca G4 c'è la risposta cavallo C4 che dà doppio a torre e donna quindi fondamentalmente si guadagna un tempo sulla donna un tempo parziale perché la donna va a catturare in G3 e dopo avviene una serie di semplificazioni cavallo per B6 ma qua il nero può permettersi questa semplificazione perché eh, il bianco non ha tempo di salvarsi il cavallo c'è il matto in arrivo quindi qui è costretto a giocare donna f3 per difendere h per g2 donna per g2 più o meno unica donna per g2 e re per g2 alla fine questa combinazione forzata ne va a farsi fuori il cavallo quindi dopo tutta questa fatica immane Berlin è riuscita a raccogliere i frutti del, di questo immenso lavoro sotto forma di un pedone però tanto il nero ha due pedoni passati sono molto pericolosi contro il singolo del bianco quindi doppio vantaggio per così dire siamo in un finale che è leggermente favorevole al nero quindi ora però c'è da convertirlo quindi prima cosa il bianco prova a difendersi attaccando F7 niente di male il re può rientrare d'altra parte questa torre doveva essere portata fuori da qualche parte quindi tanto vale attaccare qualcosa eh, torre 1 scacco re di 6 qui l'idea e stringere probabilmente ripetere le mosse costringere il re nero a rimanere nella zona di questo pedone il fatto però non è quello che avviene in realtà perché qui Berliner può fregarsene di questo pedone portare la torre viceversa in attacco Qua si minaccia a scacco in c2 l'altra cosa che può portare nero a fregarsi di questo pedone è il fatto che abbia un re molto più attivo Infatti, il Re Bianco ora più o meno è bloccata la difesa di questi due pedoni, mentre il Re Nero potrebbe andarsi anche a pappare di 3 Ad ogni modo Estin prosegue con Torre per F7. Che sembra minacciare un altro pedone. Ora, qui si poteva forse pensare anche di giocare torre C2 e scacco ma ciò permette a Re Bianco di tornare a difendere probabilmente di 3, mentre il pedone esterno poteva essere eventualmente ora gestito dall'altra torre. Ora si può giocare a5 per difendere quel pedone però torre f6 scacco con minaccia su b6, re c7, re4, re bianco è ritornato alla carica e ora potrebbe anche pensare di far avanzare il proprio pedone passato. Okay, torre per b2, a3 salva il pedone, torre b3, scacco in f7, re b8 e a4. A questo punto la posizione si sì, ancora in mano del nero però il bianco potrebbe avere dei contro giochi a disposizione con questo pedone ben difeso ok in ogni caso Berlin sceglie una variante più difensiva il giocatore C7 sembra un po' uno spreco perché qui si concede il cambio delle torri cosa che ovviamente il bianco però evita come la peste perché a seguito di torre per C7 ci sarebbe re per C7 dopodiché il re bianco può andarsi a prendere questo pedone il re nero va a prendersi quest'altro e alla fine della fiera il re bianco è tagliato fuori il re nero farà man bassa dei pedoni restanti del bianco. E chi si è visto, si è visto. Poi il nero vince chiaramente facilmente. Per cui, torre F2 va a difendere dallo scacco in C2. Che poteva seguire una volta che, magari, il nero si è assicurato la posizione del pedone. A qua, Bernie porta il re ancora più avanti. Re 5 con l'idea di buttarsi addosso al pedone. D segue A4. Intanto scoppia i pedoni in modo da poter eventualmente abbandonare la seconda traversa con i pezzi che la stanno difendendo e con re. Re di 4, ormai il re addosso al pedone. E ora spinta in A5. L'idea è quella di far fuori questa coppia di pedoni che si possono sostenere a vicenda. Se nero ne cambiasse uno, anche se creasse questa impedonatura, sarebbe solo un vantaggio per il bianco, riuscirebbe a fermarli più in fretta. Eh, ad ogni modo Bernier può ignorare questa minaccia e gioca il Re per D3. Ok, si prosegue con Torre F3, scacco. Questo a prima vista... ha ovviamente nessun vantaggio per il bianco in caso di cambio di questi pedoni. A prima vista qua il Re può andare tranquillamente in C2 andando a minacciare B2. Si può spostare il pedone in B4, però... È chiaro che i pedoni bianchi ora hanno facilmente due segugi alle calcagne o il re e la torre. Si spinge B5 in modo da evitare che possano essere cambiati. Ora si giocherà sulla debolezza di B4, possibilmente con attacchi di questo tipo. Prosegue con la spinta a 6, quindi anche il bianco fa in modo che i due pedoni non si possano sostenere, magari con l'idea poi di approcciare il pedone retrostante dalla traversa 7. L'altra proposta che ci poteva essere giocare torre F5 con questo doppio sembra buona, però dopo torre B7 che va a difendere questo pedone, ok il bianco può anche pensare di papparsi il pedone sulla colonna H, ma dopo re B3 è questo il pedone a avere problemi. Torre H4 difende, ma dopo torre C7 e torre C4 questo pedone cadrà, cadrà anche il suo compare e ne avrà strada libera a disposizione. Ok, ecco quindi perché qui viene giocata A6, dopodiché torre C4, un attacco su B4 è difficile da difendere torre F7 il bianco prova a far fuori il pedone A7. A questo punto è indifendibile dal nero, ma Berlin ha fatto bene i conti. Torre per B4. Ora se torre per A7, seguirebbe torre A4. Già metto un fermino su questo pedone, si prepara a scortare il pedone nero. Addonna, infatti torre B7 non ha alcun senso perché si spinge in B4 e già tutte le case eh, che ha davanti il pedone sono protette. Per cui per prima cosa torre B7, quindi va ad attaccare questo pedone in modo che la torre non possa troppo facilmente lasciarlo, tranne dando scacco come avviene in partita. Torre G4, Re F3, B4, quindi viene assicurato questo pedone. E ora è un bel guaio, perché sì, torre per A7 funziona, però la spinta B3, ora questo pedone non si ferma. E difatti è proprio a questo punto che Estrin si è reso conto di dover gettare la spugna. Perché che può fare? Ci può stare un torre C7 per dar via libera al pedone, da scacco al re, che si sposta però in B1. Si prepara ad avanzare. Ora, il problema principale è che non appena questo pedone si prova a far capolino verso l'ottava traversa, Segue torre A4 a questo punto, il pedone A non va assolutamente da nessuna parte, c'è la torre di guardia e spostare il re e far avanzare il pedone è veramente un gioco da ragazzi. In alternativa, eh, ad esempio, qui se invece di A7 si prova ad andare dietro all'altro pedone, si può tranquillamente lasciare impasto perché tanto al solito il problema dopo torre H4, questo pedone non va da nessuna parte, si fa pure scudo al proprio re per evitare scacchi del tipo torre A5, poi il re si sposta e il pedone promuove senza grossi problemi. Ok, quindi gran bella partita, magari resa possibile proprio dal setup di questi tipi di manifestazioni con partite per corrispondenza che lasciavano ampio margine ai giocatori per poter Calcolare anche varianti altrimenti impossibili da giocare sulla scacchiera. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao.